Sorpresa! Il nostro simpatico cessionario! Grazie. Quale buon vento la mena di grazia? Ecco, loro hanno rilevato il mio negozio. Rilevato, esatto. Con pagamento a 15 giorni. 15 giorni, esatto. Ero sicuro di avere a che fare con dei galantuomini. Galantuomini, inesatto. Perché? Perché solo lei è un galantuomo. Troppo buoni, buoni e modesti. Senta, sia gentile, stringa. Che cosa? Venga al dunque. Al dunque? Sì. Al nocciolo. Al nocciolo? Al sodo. Ah, sì, sì, ecco. Vedono, sulle cambiali c'è scritto a 15 giorni data pagheremo. Giusto, come d'accordo. Sì, ma c'è un errore. Un errore, hai scritto male. Sì. Beh, io non noto niente. Oh. E tu? A me va bene. Oh, e via, signori. Noi non siamo signori. Ma sulla cambiale c'è scritto il 28 febbraio 1978. Ma scusi, che anno avremmo dovuto mettere? Il corrente. Ma che corrente è gas? A noi che ce li dà 10 milioni il 15 marzo. Ma allora non è stato un errore. Mi avete truffato. Badi come parla. A noi truffatori non ce l'ha detto mai nessuno. Semmai ladri. E poi le cambiali se le doveva guardare quando gliel'abbiamo consegnata. E come facevo? Voi mi avete ubriacato di parole. Ma avete fatto una capa tanta. Chi mi spingeva di qua, chi mi tirava di là, chi mi girava di sopra, chi mi girava di sotto. E adesso che mi ricordo, mi avete rotto pure gli occhiali. Lei ci ha rotto i timpani. Parli piano, oh! Sì, ma come faccio? A me i soldi mi servono per campare. Io solo questo negozio avevo. Adesso a quale angolo di strada vado a chiedere l'elemosina? Su, coraggio. Di fame non la faremo morire. Lei tutti i giorni viene qui a fare la spesa e noi segniamo, eh? Contenta? Grazie. E qualcosa di soldi me la date? Pure. Se il 28 febbraio del 1978 non si è mangiato tutto, le daremo qualcosa in contanti. Il 28 del 78? Signor cessionario, non tiri troppo la corda, se no le tagliamo i viveri. Sì, vada, vada, è inutile. Grazie. E non si può essere generosi grazie, nella vita. Grazie. Gli dai un dito e vorrebbero tutta la mano. Ui! Il professor...